Van de Put per il Catanzaro, traversone dalla destra, la chiusura dei due quinti di centrocampo da destra a sinistra, il cross di Baglie, la chiusura di Van de Put, non è riuscito Perina a trattenere il pallone che è andato a baciare l'angolino sul terreno reso viscido dalla pioggia che è caduta prima dell'inizio del match qui al Ceravolo. E dunque subito match in salita per la Turris, che già arrivava a questa sfida con assenza da fuori classe per Pietro Iemmello. Palla alle spalle di Perina che nulla ha potuto. Gara che si mette in discesa per il tap-in di Verna. Sorpreso Perina, la traversa di Renault, poi Carlini col braccio ha cercato di controllare questo pallone, non si può neanche parlare.